Contrada cavaticchi di spoltore per una notte si è trasformata nella terra di Israele di 2000 anni fa per far rivivere la natività di Gesù. Oltre 150 attori, tutti non professionisti, dopo aver lavorato per settimane sotto la regia di Mario Probi, hanno dato vita ad un emozionante presepe vivente organizzato dalla parrocchia San Giacomo e Madonna del Rosario guidata da Don Mario con il patrocinio della provincia di Pescara. Sono state davvero tante le persone che, sfidando il freddo di questi giorni, si sono volute immergere nella storia millenaria della nascita del Cristo, ripercorrendone tutte le tappe come da tradizione, dall'annunciazione dell'arcangelo Gabriele a Maria, sino all'editto di Erode e all'arrivo dei Re Magi. Il presepe vivente è stato reso possibile grazie al contributo di tutti i residenti di Cavaticchi, che hanno interamente autofinanziato la sacra rappresentazione, curata fino ai minimi dettagli e arricchita da vestiti di scena dell'epoca, centurioni romani a cavallo, mestieranti, pastori e numerosi animali, che hanno così popolato la scena del presepe, allestito su un'area che si estende per quasi un ettaro, per anni ricettacolo di rifiuti ingombranti, ma un tempo luogo di aggregazione delle famiglie del posto, un'aia collettiva utilizzata per le attività della comunità contadina, che è tornata al suo splendore naturale. Nella Sacra Famiglia il ruolo di Gesù Bambino è stato interpretato dalla piccola Sofia, appena 4 mesi, Maria ha avuto il volto di Francesca Giansante e San Giuseppe quello di Roberto Contestabile.